è un insegnamento conclusivo a cui vorrei dare una certa importanza, perché noi possiamo operare secondo Dio e perché possiamo favorire personalmente l'opera di Dio in noi. Questo insegnamento ha due parti, e cioè una prima parte che è il processo di guarigione che avviene in noi ad opera dello Spirito Santo, una volta che noi siamo immersi nel Giordano in Cristo, con la collaborazione di Maria, nostra madre, vedremo il perché, che con la nostra collaborazione, perché siamo esseri intelligenti, dotati di libertà, e dobbiamo favorire l'opera di Dio. La seconda parte invece guardiamo dall'esterno il ministero di guarigione, come va compiuto, perché l'opera dello Spirito sia facilitata e perché tutto il popolo di Dio possa giovarsi di un corretto ministero di guarigione. Prima parte, il processo di guarigione. Prima vorrei però Maccabei, capitolo 1, 23. Poi lo vedremo dopo. Prima parte, vorrei che avessimo davanti agli occhi i testi base. I testi base che vorrei che fossero scritti qui, oppure ognuno se li scriva per conto proprio, sono Romani 8, 29. Efesini 4, 22, 24 e 29, 32. Poi Colossesi, capitolo 3, 5, 11, punto virgola, 12, 17. Poi Giovanni 15, 4, 9. Poi Filippesi 2, 5, 11. Ci saranno altri testi. Comunque questi testi base bisogna averli sempre davanti per comprendere il discorso. E cominciamo con il progetto di Dio al nostro riguardo, enunciato proprio dall'Apostolo nella lettera ai Romani, capitolo 8, quando ci dice che questa è la volontà di Dio, di rendere conformi noi a Cristo Gesù. Per cui abbiamo l'icona, l'immagine perfetta di Dio. Noi siamo stati creati ad immagine e somiglianza di Dio. L'uomo vero, l'uomo perfetto è Cristo Gesù. Noi, secondo il progetto del Padre, dobbiamo essere icone di Cristo Gesù. E qui c'è la legge della conformità, perché il Padre riconosce un solo figlio e perché ha messo un DNA per tutti, ed è lo Spirito Santo, DNA, che deve formare l'uomo nuovo, noi, in conformità a Cristo Gesù,
Cristo Gesù che fu concepito di Spirito Santo in Maria nostra madre. Questo è il progetto di Dio. Questo progetto deve essere attuato. Sappiamo che il peccato ha rovinato l'uomo e a poco lo ha reso difforme dall'uomo Cristo Gesù, l'uomo vero. E cammin facendo, quest'uomo vecchio si è caricato di rebere, di storture, nella mente, nella volontà, nel cuore, nei sensi, nel corpo. Per cui abbiamo le conseguenze del peccato nell'oscurità della mente, nella debolezza della volontà, inclinata ai vizi, al male, nel cuore facilmente inquinato nella sua affettività, nei sensi che portiamo nella carne e che sono facilmente accessibili dal male che ci circonda, e nel corpo stesso, che è un corpo di morte e deve diventare un corpo di vita. Ecco allora all'opera lo Spirito Santo, l'opera santificatrice dello Spirito. Ma noi non vogliamo dilungarci, vogliamo restare nel tema che è il Giordano, Cristo Gesù. E dobbiamo immergerci allora nel fiume Giordano. E lo Spirito Santo che ha santificato le acque del Giordano, e una volta che noi siamo immersi nel Giordano, lo Spirito Santo si mette all'opera. Sempre con l'aiuto invisibile di Maria, perché il nuovo uomo Cristo fu formato dallo Spirito con Maria. È Maria che favorisce l'opera dello Spirito. Però, siccome noi siamo esseri intelligenti, liberi, ci vuole anche la nostra collaborazione. Ecco perché nell'opera di purificazione della lepra e di santificazione abbiamo questi tre agenti, sempre in Cristo Gesù, lo Spirito Santo, la Madonna e noi. Che cosa deve avvenire? Un'attività di distruzione e un'attività di costruzione. Distruggere l'uomo vecchio, meglio spogliare l'uomo, perché l'uomo è sempre le opere di Dio, dai rivestimenti che non gli appartengono, dalle lepre che invadono tutto il suo essere, e questa opera di distruzione avviene mediante lo Spirito e la collaborazione dell'uomo e la purificazione. E l'opera di costruzione, lo Spirito Santo costruisce l'uomo nuovo man mano che viene distrutto l'uomo vecchio. Tutta questa attività la ritroviamo nei testi base che vi abbiamo indicato, gli Efesini 4, ai Colossesi 3, che potete leggere, dove l'Apostolo ci dice che bisogna distruggere l'uomo vecchio, fatto di corruzione, e bisogna rivestire l'uomo nuovo, secondo giustizia e verità. E quella parte di Colossesi che ci dice, come dice l'Apostolo, mortificate in voi quello che è vecchio. C'è tutta un'enumerazione
di ciò che dobbiamo mortificare su tutte le sette lepre, e poi rivestitevi dell'uomo nuovo, e abbiamo tutte le virtù di Cristo, tutta la bontà, la bellezza di Cristo, che fa rifuggire l'uomo nuovo. Io mi dispenso per brevità dal leggere tutti questi testi, li suppongo e li ho citato, perché ognuno di voi si rapporti a questi testi, che sono testi base. Qui incomincia l'opera di sostituzione e di trasformazione, dopo l'opera di demolizione. Guardate cosa avviene. Io nel mio gabinetto di La Noce geologico ho tanti pezzi di legno xiloide, oppure di legno pietrificato, ho una bella radice di ulivo del Sahara di milioni e milioni di anni fa, quando il Sahara era un giardino, che è pietrificato. Questo tronco, molto bello, conserva tutte le caratteristiche del tronco di olivo, però non è più carbonio, olivo, non è più legno, è pietra, è ossido di silicio. Ossia le molecole del carbonio sono state sostituite lentamente dal ossido del silicio, per cui quelle che prima era legno, pur conservando la forma di legno, è diventata pietra, è diventata ossido di silicio, è diventato un verdiastro che è dedicato nel giudissimo una pietra preziosa. Di simili esempi ne troviamo in natura, abbiamo degli animali peritizzati, ferite, diventano ferite, e così un fenomeno che avviene in natura, come avviene pure un fenomeno nei laboratori di chimica, quando studiavo chimica e insegnavo chimica, quando era ancora prima. E allora facevamo le reazioni nel solfato del ramo, dove divide nell'acqua, si metteva dell'animatura di ferro, e siccome le valenze del ferro sono superiori a quelle del rame, succedeva che lo zolfo lasciava il rame e aderiva al ferro e si formava così un sale di ferro. E così una cosa simile, sono esempi in natura che ci servono a comprendere meglio questa opera spirituale che fa lo spirito quando crea in noi l'uomo nuovo, prendendo da Cristo e sviluppando il DNA di Cristo messo dentro di noi. Quest'opera attacca tutto l'uomo, attacca innanzitutto la mente e coloro che nel Giordano c'è Gesù, che è luce. Cristo comincia a illuminarci con la sua luce, ci fa vedere il vecchio uomo e ci fa vedere il nuovo uomo, e la luce che mette a nudo il nostro peccato, mette a nudo la nostra lebbra, tutte le nostre lebbre, per cui abbiamo un'azione di conoscenza. Conosciamo e riconosciamo la nostra lepra, perché la luce di Cristo ci investe e noi nella luce di Cristo conosciamo quello che siamo, ma anche quello che dovremmo essere, perché Cristo si pare davanti a noi come modello di santità, quello che sei, quello che dovresti essere e che sarai se tu ti affiderai all'opera dello Spirito.
La prima operazione avviene dentro di noi veramente, perché lo Spirito ci unge, l'unzione dello Spirito. Ricordate i testi, il testo giovanneo, capitolo secondo dalla prima lettera, 27, un capitolo e un testo paolino, per i Corinzi, dove si dice che voi avete l'unzione di Cristo, cioè lo Spirito Santo ci unge, ungendoci immette in noi il pensiero di Cristo, il modo di vedere di Cristo, il modo di giudicare di Cristo, per cui viene sgretolato in noi il modo di vedere carnale, il modo di vedere mondano. Proprio nella seconda lettera, nel secondo capitolo, nella prima lettera dei Corinzi, abbiamo questa unzione dello Spirito che ci dà il giudizio di Cristo. Noi vediamo con gli occhi di Cristo, noi abbiamo il pensiero di Cristo. Proprio una bella esclamazione che fa Paolo, versetto 16, nel secondo capitolo della nella prima lettera dei Corinzi, quando dirà: noi abbiamo il pensiero di Cristo, noi giudichiamo senza essere giudicati, perché vediamo con gli occhi di Cristo la realtà terrena, vediamo tutto con l'occhio di Cristo. È avvenuta la purificazione veramente, una prima lepra vi se ne va, e soprattutto la lepra della superbia, la lepra dell'avarizia viene attaccata. Vediamo il valore delle cose, il valore delle cose che non è nel denaro, il valore dell'uomo che non è nel successo, il valore dell'uomo che non è nel sesso. Per cui cominciamo a guardare i valori diversamente e guardiamo con gli occhi di Cristo i veri valori, e comincia così a costruirsi noi l'uomo nuovo con questa prima lepra che viene sgretolata. Lo Spirito Santo attacca poi la volontà. La volontà che nella superbia vuole affermare se stesso. Qui Gesù interviene, la volontà di Cristo è la volontà del Padre. E anche la volontà di Cristo uomo, ma è la volontà del Padre. Quando io sono venuto in questo mondo, ho detto: Padre, sono venuto per fare la tua volontà, per questo tu mi hai forato le orecchie, perché ascolti la tua parola. Perché il primo peccato dell'uomo fu quando si chiuse le orecchie alla volontà di Dio e si mise fuori dall'ascolto, questo, mettersi fuori dall'ascolto, l'obbedienza, la disobbedienza, a questo parola, questo termine greco, fuori dall'ascolto, oltre l'ascolto, mentre l'obbedienza è l'ascolto, mentre in ascolto, fuori dall'ascolto e in ascolto. E allora matura in noi questa idea di essere nella volontà di Dio, di sposare la volontà di Dio, ed è per questo che dobbiamo perciò immergerci in Cristo. E allora il primo testo importante, base, è l'immersione in Cristo Gesù. Nel capitolo 15 di Giovanni, Gesù ci dice: rimanete in me, rimanete in me. Questo rimanere lui, lo ripete tre volte, rimanete in me, rimanete in me. È l'immersione nel Giordano, sette volte, numero sette indica una continuità. Spesso. Qui Gesù va volte, non immergete tante e tante volte in me, ma rimanete in me per assorbire da me. Perché senza di me non potete fare nulla. È la mia operazione, l'operazione del mio spirito che vale. Da voi non potete fare nulla, non potete costruire. E qui la superbia viene tagliata fuori. Viene tagliata fuori. Un altro testo in cui la superbia viene tagliata fuori, il testo
ai filippesi, quando ci si dice: abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù. Ecco, la sostituzione dei nostri sentimenti con i sentimenti di Cristo Gesù. E cioè la sostituzione del carbonio con l'ossido di silicio, per essere duri in Cristo Gesù, il quale, pur essendo di natura divina, non stimò un privilegio di farsi uguale a Dio, non migliorò se stesso. Ecco la kenosis di Cristo, che è basilare per noi. L'umiltà è il fondamento del nuovo uomo, perché l'umiltà è la conoscenza della verità. Cristo luce diventa Cristo verità. In Cristo verità noi conosciamo il tutto di Dio e il nulla di noi, come Maria. Maria è la più umile di tutte le creature perché è nella verità, perché il peccato non l'ha toccata. Ed era nella verità, era alla radice dell'essere, che è dentro di noi, Dio è dentro di noi, alla radice profonda dentro di noi, non è nell'aria del cielo, è dentro di noi. E allora la Madonna era la radice dell'essere, e conosceva se stessa, ha guardato l'umiltà della sua serva, la nullità della sua serva. Per questo tutte le generazioni chiameranno beata, come di Cristo. Per questo Dio l'ha esaltato, e gli ha dato un nome a di sopra di ogni altro nome. L'esaltazione dell'uomo avviene nell'umiliazione, nell'unione a Cristo, umile e obbediente, noi veniamo esaltati come figli di Dio. La lepra dell'orgoglio, della pericia cade e il vero uomo, Cristo Gesù, si afferma in noi perché diventiamo gloria di Dio, manifestiamo Dio dentro di noi e la vera nostra grandezza, l'essere come Dio. E si manifesta appunto quando ci immergiamo in Cristo, ci rivestiamo dell'obbedienza di Cristo, della umiltà di Cristo, e compariamo come Cristo, allora diventiamo gloria di Dio. Lo Spirito Santo attacca il cuore. Dopo aver attaccato la volontà con l'opzione fondamentale, cioè mettendoci la volontà di Cristo dentro, perché sia la volontà di Dio a dominare noi, non la nostra volontà, che così la superbia viene tagliata, l'avarizia viene tagliata, la lussuria viene tagliata, perché è ricerca di noi. Ecco che è il cuore che viene invaso dallo Spirito. Così diceva Gesù: venite a me voi tutti, faticati e stanchi, imparate da me che sono mite ed umile di cuore. Mite ed umile, la mitezza, l'ira. L'ira viene stroncata dalla mitezza. Beati miti di cuore, perché possederanno la terra. Qui entriamo nelle beatitudini. Le beatitudini sono l'icona di Cristo, l'icona del nuovo uomo, dell'uomo del regno di Dio. Il regno di cielo. Cristo povero, Cristo mite, Cristo puro, Cristo pacificatore, Cristo misericordioso. Ecco, Cristo icona a cui noi dobbiamo rassomigliare. Lo Spirito così ci fa conformi a Cristo e incomincia a creare in noi la beatitudine celeste, perché saranno beati nei regni di cielo. Incomincia ad avere beatitudine dentro di noi, le basi della beatitudine, che poi sarà completa nel regno dei cieli, nell'ultimo stadio, nel regno dei cieli, perché il regno dei cieli già incomincia su questa terra e Cristo l'ha inaugurato in sé. L'avarizia, la povertà di Cristo. L'avarizia, come abbiamo detto, è il peggiore dei vizi. L'avarizia nel senso più largo, che nel caso più, diciamo, più intimo, è nell'attaccamento al denaro, contro cui Cristo si scaglia, perché è il Dio di questo mondo. Non può servire Dio chi serve Mammona. Per cui tutto ciò che è negativo, Cristo lo concentra nel denaro. Tutto è negativo, non è soltanto il denaro, ma il denaro è l'emblema
del contro Dio, perché il tesoro è qui, non è più Dio. Il tesoro è la materia, il tesoro sulla terra non è nel cielo. E la carnalità e la materialità che l'uomo prende per sé e dimentica di essere spirito e di elevarsi al cielo. E non c'è niente di più attanagliante l'uomo e di più avvilente l'uomo quanto la materia, il denaro. Il denaro l'uomo si congiunge alla materia. Ecco perché Gesù sceglie la povertà. Nasce povero, vive più povero, dice San Bonaventura, e muore poverissimamente. Pauper, pauperio, pauperma. Dunque, povero, più povero, poverissimamente. Sospeso tra cielo e terra, nudo. Non poggi i piedi sulla terra. È nudo, sospeso. Povero. Vuole sua madre povera, vuole gli apostoli poveri. Chi vuol venire dietro a me, cosa dice? Prima di venire se stesso, la più grande ricchezza siamo noi. Ma poi venga tutti i suoi averi e dia ai poveri non ai parenti, serve un affetto, e dia ai poveri, poi viene e mi segua dopo però. E l'apostolato è fatto dell'estrema povertà. Non portate nulla, niente, né bisacce per il pane, e neanche due tuniche, una per cambiare, una sola tunica. In un testo dice neanche sandali, poi in un altro testo dice sandali. Senza bastone, non con bastone, in un altro testo dice bastone, comunque. Un bastone, una veste, sandali, pane niente, denaro niente. Ecco come cammina l'Apostolo. E nei primi tempi si stava tanto alla povertà. Quando un vescovo deve essere ordinato vescovo, si faceva povero. Lo ricordate l'altra volta? I getti di San Paolino da Nola, ricchissimo, aveva mezza Italia, senatore romano. Ma adesso da vescovo si mise mani e capelli, come faccio? Non posso essere ordinato, ricco come sono. In pochi giorni, vendetti mezza Italia, tutti i suoi veri, i poveri, si stavò sua moglie Tarasia in un monastero e fu ordinato quando non è più nulla. Non ho visto quando deve stare ancora. Non ho detto niente, non ho detto niente. Quando Santa Lucia ebbe nella visione al sepolcro di Sant'Agata, ebbe la rivelazione che sarebbe morta presto, martirizzata nella persecuzione di Decio, l'ultima persecuzione, e allora si premurò a vendere, perché era molto ricca, a vendere tutto quello che aveva, perché non poteva presentarsi a Cristo povero, se non povero, perché Cristo non l'avrebbe accettato. Ecco il senso dei primi cristiani. Tutto questo non c'è più da noi. Noi parliamo soltanto di distacco, è una cosa buona, perché è essenziale. Però il distacco si alimenta effettivamente quando ci si distacca materialmente dalle cose. Comunque qui parliamo del distacco della ricchezza, l'avarizia. Cristo con la povertà corregge la nostra avarizia. Cristo è povero da tutto se stesso. Perché è tutto se stesso? Non gli resta nulla di sé. Viene il suo corpo totalmente a noi. E nell'Eucaristia perpetua la sua povertà. Nulla ha di sé, si consuma in noi, non resta nulla di lui. Ecco la povertà condotta agli estremi limiti. E insegnamento per noi è distacco dalle cose. E il darsi agli altri
perché l'attuazione dell'amore è la povertà. La povertà è amore, dono, dono completo di noi. Il vero grande povero è il padre, che dà tutto al figlio, ed è tutto nel figlio. Il vero povero è il figlio, che dà tutto se stesso. Il vero povero è lo spirito, che si annienta, perde il volto, non ha volto lo spirito, è a servizio del figlio per la gloria del padre. E la Madonna per questo è povera, poverissima, appunto perché è la santa che riflette la santità di Dio. E così si dica di tutte le altre lepre. E cosa avviene allora? Avviene in noi questa distruzione dell'uomo vecchio, che si corrompe. Le lepre si sgretolano continuamente, con la nostra immersione in Cristo, ad opera dello Spirito. Nel medesimo tempo viene costruito l'uomo nuovo, per cui abbiamo un'attività di distruzione e un'attività di costruzione dell'uomo nuovo. Questo uomo nuovo lo troviamo pure nei testi citati, i vestiti di Cristo, sono tutte le virtù di Cristo che ripongono in noi, sono tutti i frutti dello Spirito, per cui l'uomo nuovo è l'uomo dell'amore, è l'uomo della gioia, è l'uomo della pace, è l'uomo relazione con Dio, relazione con Dio, perché il frutto e il Spirito Santo sono come una casa, il tetto, le mura e la base. E allora il tetto è formato da queste tre assi, amore, gioia, pace. Poi i laterali, e sono la fedeltà, tutto il mondo con il prossimo, fedeli, benevoli, pazienti, poi la base, il dominio di noi stessi, per la piattaforma del dominio di noi. E si crea così l'uomo nuovo, e coloro che lo spirito scende nel cuore, e muta il cuore dell'uomo. Ricordate quella bella immagine che troviamo, capitolo decimo della prima lettera del primo libro di Samuele, quando Samuele versa l'olio sul capo di Saul e gli dice: sarai mutato in un altro uomo. E allora Saul voltò le spalle, se ne andò a Rama, e Saul si trovò col cuore nuovo, un cuore nuovo, un cuore nuovo. Diceva Davide, no, un cuore nuovo. Però il cuore è molto esposto a contrarre la lepra, per cui bisogna rimanere in immersione in Cristo, per avere sempre il cuore nuovo. Ma anche i sensi vengono attaccati dallo Spirito. Con l'immersione, dei cinque sensi spirituali, noi non abbiamo il tempo di farlo, la guarigione della memoria, opera dello Spirito. Noi abbiamo una memoria mnemonica, ma abbiamo anche una memoria emotiva. Nella nostra memoria ci sono le memorie olfattive, le memorie degli occhi, le memorie delle parole, del soltanto, del gusto, i piaceri, tutto quello che noi abbiamo provato, ecco che è immagazzinato in noi, e di queste memorie che lo Spirito ci libera, ed è un'opera dura a liberarci dalla memoria visiva, dalla memoria uditiva, dalla memoria olfattiva, dalla memoria gustativa, dalla memoria tattile, e ne parleremo se capitare, quando parliamo della guarigione della memoria, che non è la guarigione dei ricordi, è diversa, ed è più difficile la guarigione della memoria della guarigione dei ricordi. Comunque è lo spirito che mette nuovi gusti, nuovi modi di vedere, nuovi modi di sentire, sviluppando i sensi spirituali che sono dentro di noi. E così anche il corpo
il corpo viene toccato, abbiamo un modellamento del corpo che viene spiritualizzato, tutto ciò che c'è di carnale non abita più in noi, viene spiritualizzato il nostro corpo, finché anche quando siamo qui sulla terra, l'ultimo tocco lo spirito lo darà quando la limitazione e secondo il corpo di Cristo ne saremo risuscitati, perché il corpo spirituale lo portiamo già dentro di noi. E allora questo corpo spirituale sarà messo in evidenza quando lo Spirito Santo, che ha risuscitato il corpo di Cristo, risusciterà i nostri corpi mortali. Nel frattempo ci entra col corpo spirituale di Cristo attraverso l'Eucaristia. Adesso andiamo alla pratica, come avviene tutto questo? Tutto questo avviene nell'immersione in Cristo, in Gesù, ad opera dello Spirito, ad opera dello Spirito. In pratica, come avviene questa demolizione e ricostruzione? Attraverso due grandi sacramenti. L'opera della distruzione avviene attraverso la confessione. L'uomo vecchio viene grattato, viene svestito, non ci confessiamo bene. Perché così diciamo al confessore, una piccola cosetta, ma non andiamo dentro. Manca così la confessione vera, la riflessione spirituale, a che punto è la tua superbia, a che punto è la tua lussuria, a che punto è la tua avarizia, la tua ira, perché è dentro di noi, poi si manifesta in opere, ma come abito dentro di noi. E bisogna noi che ci liberiamo dall'abito della superbia, dall'abito della lussuria, dall'abito, ossia combattendo le nostre tendenze cattive, le 12 intenzioni cattive di cui parla Gesù, capitolo 7 di Marco. E così, è un'opera incessante dello Spirito. Questa è nell'immersione in Cristo, rimanendo in Cristo. Cristo opera in noi in quattro maniere. Sempre attraverso il suo Spirito, perché, come dice l'Apostolo ai Tessalonicesi, seconda lettera, Tessalonicesi 2:13, si parla dell'opera santificatrice dello Spirito, che ci fa santi dello Spirito. E allora, ecco, i due sacramenti sono di capitale importanza nell'opera di distruzione. La comunione ricostruisce l'uomo nuovo, mettendoci a contatto con Cristo, crea in noi il corpo immolato di Cristo. Questo è il mio corpo. Il corpo del fedele è il corpo di Cristo, il vestito delle virtù di Cristo. Diventiamo il corpo di Cristo, diceva Sant'Agostino, sumus quod sumimus. Diventiamo quello che siamo, quello che sumiamo. Questo è il termine della comunione. La comunione ha tre stadi: lo stadio della semplice unione, poi della comunione, poi della trasformazione. Finché la comunione non ci trasforma, ancora non ha esercitato tutto il suo flusso dentro di noi. La comunione deve essere trasformante, deve trasformarci in Cristo. La confessione deve sradicare in noi l'uomo vecchio, deve scorticare l'uomo vecchio da noi, è Cristo che ci scortica lentamente, 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 e nella comunione ci si veste dell'uomo nuovo, attraverso questi due sacramenti che avvengono nell'immersione in Cristo, viene distrutto l'uomo vecchio e viene edificato l'uomo nuovo. Veniamo puntati dalla lepra e veniamo rivestiti dell'uomo nuovo, Cristo Gesù. Gli altri mezzi sono la preghiera. Nella preghiera Cristo è presente. Cristo prega in noi. E poi c'è la parola di Dio. La parola di Dio crea, è creatrice in noi. La parola che ha creato i cieli crea in noi l'uomo nuovo. Crea l'uomo. Per cui nutrirci della parola creatrice e far sì che questa parola ci crea è importantissimo. Preghiera e parola di Dio.
lo accenna appena, sono i quattro modi in cui noi possiamo rivestirci di Cristo, liberarci dalla lebbra, perché la parola mette a nudo tutte le lebbre che noi abbiamo, la preghiera ci aiuta a sgretolarci di tutte le lebbre e a rivestirci dell'uomo nuovo, di Cristo Gesù, per cui noi pensiamo come Gesù, vogliamo come Gesù, operiamo come Gesù, ci riportiamo come Gesù, abbiamo il corpo di Gesù che diventa traumaturgo con il nostro corpo. E ci prepariamo alla futura resurrezione. Ecco come avviene la guarigione interiore. Io non mi dilungo perché c'è la seconda parte. Adesso è fatto un canto perché dobbiamo passare alla seconda parte. Un bel canto. Perché questo è come noi siamo guariti, come Cristo ci guarisce nel Giordano. Ci guarisce dentro di sé, innestando in noi se stesso mediante lo Spirito Santo, non essere copia conforme di Cristo secondo il disegno del Padre. Noi abbiamo il ministero di guarigione perché Cristo ci guarisce qui nella Chiesa. Abbiamo visto l'aspetto personale della guarigione, come noi personalmente guariamo con l'azione di Cristo, immersi in Cristo ad opera dello Spirito di Maria, perché Maria è la collaboratrice della grazia, colei che ha formato il Cristo nel suo grembo, e lei che nella Chiesa, collaborando con lo Spirito, opera la nostra santificazione. Tutto questo che abbiamo detto è in chiave personale, adesso in chiave ministeriale. Vediamo un po' dall'esterno questo processo di guarigione e come noi possiamo favorire l'azione dello Spirito mediante il nostro ministero. In tutti i nostri gruppi abbiamo il ministero di guarigione che esercitiamo a nome di Cristo e della Chiesa. Abbiamo un Eliseo che si mette all'opera. Guardate la figura di Eliseo, è l'operatore di guarigione, è il ministro di guarigione, non è lui che opera, lui soltanto indica: Giordano, vai al Giordano. È il Giordano che contiene il segreto della tua guarigione, è un indicatore. Attenti a questo: Eliseo non va davanti al malato, impone le mani come voleva Naaman. Io pensavo che venisse incontro, invocasse il nome del suo Dio, toccasse la parte e io così, da leproso, diventassi sano. Si aspettava questo? Tanti di noi possono operare come avrebbe voluto Naaman. Non siamo noi a guarire, ma noi siamo collaboratori di Cristo e dobbiamo indicare il Giordano. È Cristo che ti guarisce, è nell'immersione nel Giordano che tu sarai guarito, non è la mia azione che ti guarisce, non è il mio ministero che ti guarisce, è Cristo che ti guarisce. Questo è il primo punto base di chi vuole esercitare correttamente il ministero di guarigione. Il re di Francia avevano, perdono di Dio, il carisma della guarigione di alcune malattie. Toccavano i soldati e guarivano. Però la formula era questa: il re ti tocca, Dio ti guarisce. E guarivano. Era un dono regale. Guarivo da una malattia della scrofola, contratto durante le battaglie, le cose. Ora, è sempre Dio che guarisce, non dobbiamo mai dimenticare questo. Per cui
cui indicare sempre il Giordano e consentire al malato di immergersi nel Giordano, dove troverà Cristo che lo scortica dalla lebbra attraverso la confessione e lo nutre, lo ricostruisce attraverso la comunione, i sacramenti. Non c'è migliore guarigione di quella che noi otteniamo da Dio mediante il sacramento della confessione. Quando è fatta bene, la confessione guarisce da tutte le malattie spirituali, psicologiche e fisiche. Per cui quello che dovremmo dire è: va a confessare, confessati bene. Ma mi sono confessato 7 volte, vai a confessarti, fai 1 mese di confessione senza scrupolo, ma esami per te stesso, immergiti in Cristo, chiedi a Cristo di liberarti e vedrai un grande miglioramento nella tua salute spirituale e fisica. Nutriti della comunione, nutriti di Cristo, e così tanta lebbra ce ne va. La nutrizione di Cristo rafforza l'uomo interiore, per cui indicare la via dei sacramenti, indicare il Giordano, poi immergiti nella parola di Dio, immergiti nella preghiera. Dobbiamo imparare a additare Gesù nel Giordano, consentire al malato di immergersi in Gesù, avere fede in Gesù, perché senza fede non sa niente, e poi confessione, comunione, preghiera, parola di Dio. E allora noi possiamo avviare la persona verso la guarigione. E possiamo associarci a Cristo in quest'opera, allo Spirito, e come possiamo associare? Pregando insieme con l'ammalato, insieme con l'ammalato, non tanto sull'ammalato quanto con l'ammalato, facendo ascoltare la parola di Dio con la profezia, con la lettura, dando delle indicazioni. La nostra parola è parola di Dio, soprattutto quando viene attinta dalle scritture, per cui aiutiamo in questa maniera l'ammalato, perché nella parola è Cristo che scende dall'ammalato, nella preghiera è Cristo che prende in sé l'ammalato, per cui noi possiamo favorire facendolo confessare, dando la comunione, pregando con l'ammalato e indicando all'ammalato la parola di Dio, dando la parola di Dio. Questo è il nostro ministero. Torniamo a 2 figure, la figura della serva e la figura di Gezi, oppure Gecazi, o Gecazi, come volete dire, o Gecazi, non sappiamo qual è la vera pronuncia. La Vulgata traduce Gezi, invece in nuove testi recepiti c'è Gecazi, Gecazi, oppure Gecazi, non sappiamo, comunque. E allora, 2 figure, la figura della informatrice, la quale non riceve nessun compenso per questa informazione, ed è una figura preziosa, perché indica dove deve andare, non andare di qua, non andare di là, ma vai dall'uomo di Dio. Sono le preziose informatrici nostre, che non indicano altre strade, perché spesso indichiamo altre strade o altri individui. Vada quello che ha forti carismi, vada quell'altro che ti pone le mani, già ti senti guarito, vada quello. Indichiamo Eliseo, o meglio indichiamo Eliseo, Eliseo indicherà il Giordano per la città. Per cui le informazioni a te, attrice, questa è una buona informatrice, che sapeva a chi indirizzare l'ammalato e non riceve nessuna ricompensa. Non si legge che Naaman abbia dato una ricompensa a questa serva, che fu la causa, diciamo, nella sua guarigione. Se non ci fosse trovata questa serva,
Naaman sarebbe ancora là, ammalato, lebbra. Per cui non c'è nessuna ricompensa per le informazioni. Perché ci sono di quelli quali informano o conducono persone e vogliono la loro parcella, la loro ricompensa. È peccato questo. E cominciare ad essere lebrosi. Andiamo piuttosto all'altro mascazzoncino, a Gecasi, il quale, quando vide Eliseo che davanti a quel ben di Dio, disse: non voglio nulla, ma è pazzo, giusto? 10 cammelli carichi di ogni ben di Dio, talenti d'argento, un talento e 35 chili d'argento, 34.500 sono per la verità, 35 chili d'argento. Per cui portò 10, si chiama, 150 kg di argento, e l'argento a quei tempi valeva più di ora, nei confronti dell'oro, era la ventesima parte di un oro, dell'oro, cioè una moneta, per fare una moneta d'oro, ce ne volevano 20 di argento, ma una moneta d'oro, oggi, perlomeno, ce ne vogliono 50-60 monete di argento. Fatta la proporzione, comunque, 350 kg di argento, 10 vestiti non è quello di oggi, che si va, si stacca un vestito, ci sono le stoffe, no? Ogni vestito costava, perché si tesseva a mano, si tingeva a mano, e quindi il vestito costava, 10 vestiti. E poi un altro ben di Dio, 10 cammelli. Quando quel servo vide quel ben di Dio, ma che pazzo, come pazzo, davanti a questo ben di Dio dice: non voglio niente, ma è qualche cosa. Però, se mangio la castagna, aspetta, ci penso io ora. E quando furono partiti, allora disse: adesso ci penso io, con suo asinello, corre, e raggiunge la carovana. Sono venuti due dal mondo di Efraim, e Eliseo non sa come fare, che almeno io qualche cosa, almeno un talento, almeno sì, un vestito, almeno questo, un vestito. E poi dice: subito. Allora caricò due, questo seguito, caricò un cammello, non è un asino, era un asino, con due talenti e due vestite, il doppio di quanto aveva chiesto. E così Gecasi, insieme con i due portatori, arrivò a casa, non l'Elisea, ma a casa sua. E li nascose. Poi quelli partirono, ritornarono al proprio padrone, e lui, quattro quattro, si presenta ad Elisea. Dove sei stato? Un po' di aria. Il mio spirito ti ha visto, tu sei andato dietro, e allora senti quello che ti dico: la lepra di Naaman cade su di te e su tutti i tuoi discendenti. E all'istante Gecasi si trovò bianco, tutto lebroso, e trasmise ai suoi discendenti la lebbra. Ecco il castigo di chi si appropria del denaro che non gli è dovuto. Gesù aveva detto: gratis avete ricevuto, gratis date. Quando manda gli apostoli, li manda, però vieta che percepiscono denaro dall'opera di postulato, delle guarigioni, delle liberazioni, di altro. Su questo io vorrei così esortare caldamente, perché quando il denaro come tale entra così nell'attività nostra come percentuale, quando ci facciamo pagare per le preghiere, allora siamo fuori strada, siamo come i fattucchieri, i maghi,
i quali fanno sonde affalate per le loro prestazioni. Noi gratis abbiamo ricevuto e gratis dobbiamo dare. Questo significa che non si può dare il denaro per i poveri, per altre cose, ma non come ricompensa per la guarigione ottenuta. La guarigione la dà il Signore. Non possiamo prendere neanche un soldo come frutto, come grazia data dal Signore, perché la grazia è data da Cristo, non è data da noi. Noi siamo soltanto dei distributori del pane di Dio e per questa distribuzione non possiamo prendere nulla. Questo io lo dico a tutti quelli che sono nel ministero. Siccome c'è la tendenza anche un poco nell'allenamento dello spirito a far quattrini, è una strada sbagliata quella di far quattrini. E siccome tante volte noi ci organizziamo e organizziamo per, anche per far quattrini, questo è un male. Dobbiamo noi prendere tanto quanto spendiamo e non possiamo prendere più di quello che noi spendiamo. Questa dovrebbe essere come norma, ossia non dobbiamo guadagnarci, non dobbiamo perderci, è chiaro, deve avere un certo margine per venire incontro ai bisogni, ma fare delle nostre attività, anche dei congressi che noi facciamo, come una fonte di guadagno, questo è male ed è il tallo, se si dovesse allineare, il tallo dell'allenamento dello spirito. Si va verso la rovina. Questo io lo dico nella libertà dello spirito, perché io sono profeta di Dio. E ricordo un bell'articolo di Canto alla Messa, che ho letto in questi giorni, dove noi dovremmo limitarci alla profezia e ritornare ad essere profeti del Signore. Ricordo che anticamente noi avevamo i comitati. Adesso noi parliamo di comitato nazionale, comitato regionale, comitato diocesano. Però abbiamo perduto il senso di comitato. Cos'è il comitato? Prendetelo il codice civile italiano e dove c'è scritto comitato. Cos'è un comitato? Il comitato è un gruppo di persone quali raccolgono denaro oppure si adoperano per realizzare un'attività, ma poi realizzato per l'obiettivo e l'obiettivo si dissolvono perché il comitato si scioglie. All'inizio, sotto l'azione dello spirito, si pensò a fare comitati, non associazioni, non gruppo pastorale, gruppo di direzione, tutte queste roba. Non gruppo amministrativo, ma comitate, per voler realizzare la realtà che sta sotto l'appellativo di comitato. Tanto che anticamente il comitato si scioglieva. Il comitato si scioglieva. Il primo comitato si andò per esempio a Chiuggio, poi si andò a Milano Marittima, oppure nei nostri primi congressi. Fatta la festa, si vedeva quello che restava, si dava ai poveri il rimanente e si trovava a casa senza nulla, in cassa non c'era un soldo. Rimaneva soltanto un segretario, il quale preparava l'altro, e poi si adunavano gli altri per fare un secondo comitato, ma il comitato si sapeva di esistere, raggiunto l'obiettivo. Questo era l'inizio. Poi le cose sono cambiate. E allora la parola rimane comitato, ma sotto il nome di comitato c'è un'altra realtà. Una realtà di organizzazione stabile, una realtà di pastorale, che non esisteva prima, perché i pastori sono proprio nel gruppo. Non ci sono. Comunque le cose sono cambiate. E allora i profeti avvertono, stanno attenti. L'organizzazione ci vuole perché siamo in una nuova realtà, siamo nella Chiesa, dobbiamo essere visibili, abbiamo bisogno, però stiamo attenti allo spirito del rinnovamento,
siamo attenti a non andare dietro il guadagno, per cui tutte quelle cose che ci sono vanno bene, queste organizzazioni vanno bene, ma attenti al denaro, perché il denaro è il punto debole in cui il nemico ci può attaccare. Ciccio, un culto veneo. Computo dei peccati, non solo i miei peccati dei suoi genitori. E così la famiglia viene purificata e l'ordine viene ristabilito. Questa è la legge della solidarietà, che vige anche nel mistico corpo di Cristo, che vige anche Adamo, Eva, noi perché siamo nei guai, perché Adamo ed Eva mangiare e noi. Sembra così, legge della solidarietà. Però, in quanto alla colpa, è diversa, questa è la pena. Quando la colpa è personale, non ci viene imputata la colpa, ma la pena dovuta alla colpa obbedisce alla legge della solidarietà, che però è mitigata perché col battesimo viene troncata la verità e noi rientriamo in un'altra famiglia, la famiglia di Dio, per cui tutte le colpe della famiglia umana vengono quasi ad essere decise e noi ereditiamo il bene di Cristo e il bene della Chiesa. Questo è un punto un po' controverso quando si parla della guarigione dell'albero genealogico, bisogna stare attenti perché possiamo incorrere anche in errori. La questione non è ancora risolta, sono quelle che praticano la preghiera per il risanamento dell'albero genealogico in maniera esasperata, quelli che non ci credono, però c'è sempre una via di mezzo che è quella più giusta, che noi dobbiamo pregare per il risanamento dell'albero genealogico, cioè chiedere la benedizione di Dio sui nostri avi, su di noi e sui discendenti, chiedere la benedizione di Dio. Poi mettiamo tutto nelle mani del Signore. Padre, io ho l'impressione che siamo nel 2000, ci siamo un po' modernizzati, no? Per cui molto spesso la parola di Dio, la parola che Gesù ha trasmesso a tutti, venga un po' travisata o non rispettata, non osservata. Lei poco fa ha detto una cosa molto importante e io vorrei che oggi riflettessimo un po' tutti su quello che ha detto. Quando Gesù dice, ecco, se volete seguirmi, ecco, vendete e date ai poveri. Cioè, Signore vuol dire, vendete quello che è in più nella vostra vita, date ai poveri. Volete dire, questo mi pare che sia molto importante, perché noi ci stiamo veramente modernizzando e diciamo abbiamo smodernizzato invece la parola di Dio, la parola di Gesù, Gesù quello che ci ha trasmesso. Io vorrei che riflettessimo su questo nostro denaro, cioè sull'appropriarci di ciò che non ci appartiene, e Cristo un giorno ci chiamerà a raccolta e ci giudicherà anche su questo. Cioè siamo nel 2000, però Cristo non è, voglio dire, è sempre lì, la sua parola è sempre la stessa, quindi dobbiamo tornare all'autenticità della parola. Gesù ci chiama all'autenticità, un po' tutti, lei ha detto una frase che mi ha toccato, oggi i monaci non lo fanno, cioè vuol dire un po' tutti non lo facciamo questo. E allora rischiamo però di non essere autentici e veri, ma in tutto, dobbiamo tornare alla verità di Cristo, anche in questo, soprattutto in questo. Almeno dobbiamo innanzitutto non attaccarci al denaro. E siccome l'attaccamento al denaro è molto facile in tutti, operiamo questo distacco dal denaro. E poi avere sempre i poveri davanti, cioè non usare il denaro per migliorare la nostra vita a scapito di quelli i quali avrebbero bisogno del nostro denaro e languiscono, il ricco e Polone e Lazzaro. Ricco Polone che faceva male, mangiava e beveva, non faceva male, però sono andato all'inferno, mangiava e beveva.
e ci assicurava di dare al povero Lazzaro. Lazzaro invece andò in paradiso, per cui non trascuriamo i poveri. Abbiamo un occhio particolare per i poveri, perché sono i prediletti di Dio. Per cui sì, usiamo del denaro perché il buon Dio ce lo dà. Però abbiamo un occhio di riguardo ai poveri che stanno attorno a noi, perché sono quelli che ci salveranno quando saremo come cattivo amministratore davanti a Dio. Cattivo amministratore cosa fece? Quando dice 100, scrive 80, quando 80, scrive 50, per danno suo. E così nell'ora del giudizio li accoglieranno nella loro casa. Così Gesù dice: fatevi amici gli altri con la mammona iniquità, si chiama, col denaro dell'iniquità, facendo del bene agli altri, ai poveri. Per cui ricordiamoci dei poveri, dei bisognosi, di quelli che sono nell'indigenza, e così copriremo i nostri peccati, perché è scritto: l'elemosina copre una moltitudine di peccati. È un esercizio di carità.